pensavo che avrei compiuto 90 anni prima di rivedere la California. Allora, com'è Città del Messico? Raccontami, sei stata al Palazzo dei Viceré? Sì, certo. Aspetta, ma sei qui da sola? Dov'è Diego? Non è ancora tornato dalla Spagna. Diego non si è ancora alzato. Lo conosci, è sempre stato un gran dormiglione. Ricordo il giorno in cui mi ha regalato questo braccialetto Chumash. Già, anch'io ricordo molto bene quel giorno. Tu sei caduta da cavallo per quella ridicola scommessa che avevi fatto con mio fratello. Ricordo che mio padre si era veramente infuriato. Oh, Diego. Era sempre allegro e privo di preoccupazioni. Odiava rimanere chiuso in casa a leggere o studiare. Senza dimenticare quanto era carino. Lo sai? In questi ultimi anni Diego è un po' cambiato. Non dire una parola. Amo le sorprese. Ehi! Padre! Diego! Ho grandi notizie per te. Ho appena visto Don Luis. Sua figlia Carmen è appena tornata. Carmen? E come sta? Me lo chiederai tu stesso. Andremo a trovarli nel pomeriggio, d'accordo? Che ne diresti se vi sposaste dopo il raccolto? Non è una buona idea? L'unione delle nostre due famiglie sarebbe davvero un evento storico per la California. Un momento. Sono appena tornato dalla Spagna. Non vi sembra un po' presto per parlare di matrimonio? È troppo presto per sposarti? E va bene, vorrà dire che daremo una festa di fidanzamento. Che problema c'è? Ecco, sergente, la specialità del giorno. Pesce spada! Ehi, hai sentito, Gonzales? Carlos ha messo il pesce spada sul menù. Bene, soldati, ispezionate le stalle mentre io... vado a ispezionare il pesce spada. Ma, sergente! Non fare obiezioni! E voglio anche che strigliate i cavalli con grande cura. Garcia. Capitano, signore! Sì, capitano! Hai interrogato la gente del posto? Hai scoperto se qualcuno di loro sa dove si nasconda Zorro? Io non ho ancora trovato nessuno che lo sapesse, oh mio capitano! Interroga tutti quanti, ci sarà pure qualcuno che possa darci delle informazioni. Oh, sì, certo! Per esempio, potrei interrogare i camerieri e i clienti della locanda! Garcia! Su, sergente. I cavalli devono essere strigliati con grande cura. Quell'uomo, per esempio, portatelo qui. Forza, voglio interrogarlo. Sì, signore. Che succede? Cosa volete da me? Quando ero ancora in carica, l'esercito era tutta un'altra cosa. Quel monasterio, quando la smetterà di tormentare la gente di questo paese? No, io detesto quell'uomo. Ines, hai sentito parlare di Zorro? Sì, ne ho sentito parlare. Ero presente la prima volta che ha fatto la sua apparizione. Che fortuna. Don Luis, non sapevo che vostra figlia fosse tornata in città. Oh, signorita, la vostra bellezza è addirittura abbagliante. No. Los Angeles ha una grandissima fortuna perché ospita le due più belle rose di tutta la California. Oh, capitano, state esagerando. Neanche un po'. Io non cambierei nemmeno una sillaba di quello che ho detto. Capitano, io e mia figlia dobbiamo tornare nella nostra hacienda. Villa Longa non dovrebbe permettersi di trattarmi in questo modo. E nemmeno le due signoritas. Diego! Carmen! Sei veramente tu? Certo che sono io, sciocchina.
Hai un aspetto incredibile. Quasi quasi non ti riconoscevo. Cosa? Mi stai dicendo che una volta ero brutta? No, tu non sei mai stata brutta. Sei sempre stata... sì, insomma... carina. Carina? Credevo che avessi imparato qualche parola più gentile al college. Forse è meglio che ti presti qualche libro. Salve, Don Luis. Salve, amico mio. Come sono carini insieme. Lasciamoli da soli a fare dei piani per il matrimonio. Dovrò aggiungere delle stanze alla mia casa per i nostri futuri nipotini. Che fantasia hanno quei due. È vero. Mi domando dove le prendano certe idee. Chissà dove... Tu e io non ha alcun senso, dico bene. Noi siamo buoni amici. Ci conosciamo da così tanto tempo. Già, forse da troppo. La California è cambiata da quando ero bambina. Il comandante monasterio ha reso la vita impossibile a tutti. Tu che cosa pensi di fare per difenderci? Niente. Niente? Diego della Vega, mi vergogno di te! Meno male che c'è Zorro! Ah, no, ti prego. Non dirmi che sei una sua ammiratrice anche tu. Ma almeno lui è coraggioso, ardito. Tu sembri ancora un ragazzino. Ah, che noia. Cos'è questo? È orribile. Tutto rovinato, consunto. E poi fa pugni con il tuo vestito. Dovresti comprarne un altro. No, non voglio comprarne un altro. Io... Oh, sei un vero disastro. Io me ne vado. Carmen. Diego. Capitano, come va? Che cosa vi porta all'hacienda di Don Luis? Questioni militari, Don Diego. Allora, Diego, si può sapere che cosa ti ha preso? Don Luis è il mio migliore amico. Mi spiace molto, padre. Ero annoiato da tutte quelle lacrime. Non vedo l'ora di tornare in hacienda, stendermi e leggere le mie poesie. Sì, d'accordo, hai ragione. Questa volta ho un po' esagerato. Almeno avrebbero potuto portarci qualcosa da mangiare. Qual è questo importante argomento di cui volete discutere, capitano? Don Luis, a Los Angeles si dice che siete solito criticarmi apertamente. E chi lo dice? Quell'onesta povera gente che incarcerate solo perché protesta? Vi rendete conto che per un'insolenza del genere potrei arrestarvi all'istante? In ogni caso, sono qui per farvi una proposta. Mi concedereste la mano di vostra figlia? Carmen? Esattamente. Se accetterete, dimostrerete a tutti che mi siete leale. Voi volete diventare un proprietario terriero, questa è la verità. State molto attento, Villalonga. Se Carmen non diventerà mia, io vi rovinerò. Tornerò presto a trovare la vostra dolce figliola. Fuori da casa mia, capitano. Vi suggerisco di ricevermi con tutti gli onori degni di una persona del mio rango. Padre, ho sentito tutto. Cosa ne sarà di noi? Non ti preoccupare, tesoro. Non consegnerò mai mia figlia nelle mani di un bandito, anche se indossa l'uniforme dell'esercito. Diego! Hai preso un colpo di sole o cosa? Perché hai raccontato tutte quelle sciocchezze a Carmen? Perché Zorro non può certo sposarsi. Senti, Carmen è fantastica. Sono stato felicissimo di rivederla. Ma se la sposassi, scoprirebbe che io sono Zorro. E questo la metterebbe in pericolo. È meglio che per ora stia lontana da me. Per la sua sicurezza. Diego della Vega. Buongiorno, padre. Ben arrivato. Buongiorno, Ines. Se non andrai immediatamente a parlare con la tua fidanzata chiedendole scusa in ginocchio, ti caccerò fuori di casa. Senza i tuoi libri di poesia. D'accordo, padre. Lo prometto. Oggi canterò con la mia chitarra una bella canzone a Carmen
per chiederle perdono. Oh. Ah. Ah, se non sapessi che sei sordo, ti darei tanti di quei messaggi da riferire a Don Diego. Che tipo? Ha mandato te a farmi la serenata. Ah, quando lo vedo gli strappo tutti i capelli. Grazie, Bernardo. Carmen ha davvero molto apprezzato. Lei ha sempre avuto una grande passione per la musica. Non mangiare! Non mangiare i fiori, cavallo cattivo! Salve, Bernardo! Questi fiori non sono per te! Sono per la signorita Carmen! Il capitano ci scordi che l'avevi tutti e due! Ai, ai, ai! Mi spiace, capitano, ma ho la sensazione che la signorita Carmen non apprezzi particolarmente i fiori masticati. Fiori? Io sono allergico ai fiori! Oh, guarda che bello! No! La pagherai per questo, Garcia! Sì, signore! Quanto vi devo, signore! Ne riparleremo! Ora facciamo visita ai Villalonga. Voglio distruggere quella arrogante famiglia per sempre. Buongiorno, signorita Ines. Lavoro, sempre lavoro, notte e giorno, neanche fossimo degli schiavi. E adesso ci tocca anche arrestare tutti in Villalonga. Diego! Presto! I Villalonga sono in pericolo! Ordini del capitano, vi portiamo via tutti quanti. Vogliamo scoprire se sapete qualcosa di Zorro. E resterete a mia disposizione finché non ci avrete detto tutto quanto. Noi non sappiamo niente di Zorro. Questo è un sopruso. Don Luis, aiutateci. Sono con voi, state tranquilli. Riusciremo a cavarcela. Fermi, mani in alto! Muoversi! Mm.
Signorita! Capitano, che cosa ci fate qui? Sono venuto a rendere omaggio alla futura signora Monasterio. Oh, e dove sarebbe? Non sapevo che avessimo ospiti in casa. Vi comportate come vostro padre. Voi pensate di fare quello che vi pare solo perché siete dei ricchi rancheros. Ma io so quello che ci vuole per la gente come voi. Zorro! Capitano! Signorita, perdonatemi se sono qui senza essere stato invitato, ma credo che il capitano abbia bisogno di lezioni di galanteria. Ah, en garde! Capitano, per conquistare una fanciulla occorre pazienza. Le donne amano i poeti. Lo sapevate, capitano? Forse dovreste parlarle della bellezza delle stelle. Forse tu dovresti stare zitto! Zorro! Sei finito, Zorro! Oh. Sembra che stiano combattendo là dentro. Zorro! Garcia! Sparagli! Cosa stai aspettando? Fulmina questo bandito! Non qui in casa. Potremmo danneggiare qualcosa, no? No! Oh, mi dispiace tanto. Capitano, sto arrivando! Ehi, c'ero prima io! No! Garcia! Soldati, bloccate le uscite! Sì, signore! No. Fermo! Ce l'abbiamo fatta! Guardate qua! Sei in trappola! Garcia, sei un incapace! Grazie, sergente. È stato un piacere. No. Arrenditi subito, manicondo! Insomma, prendetelo! Questa è la tua fine, Zorro! Cucù! Capitano, è giunto il momento di dirci adios. Ma tornerò ancora per darvi qualche altra lezione di galanteria. Adios! Dove è andato? Soldati, trovatelo! Certo, sì, sì, subito, capitano! Nessuna traccia di Zorro, capitano! È sparito! E anche i Peones sono spariti! Va bene! Per questa volta il vostro amico vi ha salvato, Don Luis. Ma la prossima volta andrà diversamente. Torniamo al presidio, forza! Sì, signore! Agli ordini, capitano! Agli ordini, capitano! Oh,
Salve, signorita. Prima di andare, volevo assicurarmi che voi steste bene. Sì, e devo ringraziare voi per questo, signor Zorro. Oh, non dovrei accettarla, ma avete rischiato la vita per noi. Dovreste essere più prudente. Nessuno riuscirà mai a prendermi, questo ve lo prometto. Mai tornato! Corri come il vento! Ines, ma che grazioso bouquet! Sì, Antonio mi ha regalato questi fiori. E mi ha anche chiesto di sposarlo, se vuoi saperlo. Cosa? Antonio, il figlio di Rodrigo Malapensa? Non avrai intenzione di accettare, spero. Antonio non è un bandito come suo padre. Scusami, sorellina, hai ragione. Non si giudica un uomo per i crimini commessi da un altro. Voglio solo vederti felice. Forza, forza! Ho un'eccellente notizia, amici. Ines de la Vega sposerà molto presto mio figlio Antonio. Il ranch di Don Alejandro passerà automaticamente nelle mani dei Malapensa. Il tutto senza sborsare un soldo. State dimenticando Don Diego, capo. Facile. Basterà far sparire Diego de la Vega e Ines erediterà tutto quanto, visto che Don Alejandro non ha altri figli. Cosa? Se Ines eredita tutto il ranch della Vega, così farà anche suo marito, che si dà il caso sia il mio caro figlio Antonio. Ah, ecco, adesso sì che è tutto padre, chiaro. Che cos'è questa storia di far sparire Don Diego? Cosa? Ho sentito tutto quello che avete detto, padre. Cioè di come sarebbe facile eliminare Diego. Santo cielo, no! Stavo dicendo di ingaggiare bravi musicisti che suonino il fandango alla tua festa nuziale. Con tutto il rumore che fanno le bestie là fuori non avrai sentito bene. Pensa solo all'obiettivo, Ines, e continua a ricoprirla di regali. Lo sai che le donne lo adorano. Com'è possibile che mio figlio sia così rammollito? Questa onestà sarà la sua rovina. Non c'è tempo da perdere, al lavoro! Ora, signori! È arrivato questo per la signorita Ness da parte di Don Antonio Malapensa. Che cosa potrebbe essere? È enorme! Il tuo spasimante vuole fare colpo? O almeno così pare. La somiglianza non è male. Dove lo appendo adesso? Tranquilla, sorellina, potremmo sempre costruire un'altra azienda per poter conservare tutti i doni di Antonio. Non dovresti burlarti di Antonio per come le fa la corte, ma anzi, prendere esempio da lui se vuoi avere qualche possibilità di sposare Carmen. Ah, Don Diego, proprio l'uomo che stavo cercando. Vorrei che veniste a vedere della terra insieme a me. Sì, beh, proprio oggi. Sarà una sorpresa per la signorita Ines e mio figlio Antonio. Sembra che ci sia un terreno vicino ai canyon con una sorgente. E allora? In realtà io... Per favore, venite. Sarà anche l'occasione buona per imparare a conoscerci un po' meglio. Dopotutto, saremo presto parenti e formeremo un'unica grande famiglia felice. Se si tratta di un regalo di nozze, non vedo come possa rifiutarmi. Caspita, è terribilmente alto. È alto soltanto da quassù. Se tu fossi Limbas, non sarebbe alto per niente. Oh! È da qui che tenderemo il tranello? Ehi, sei impazzito! Facevo una prova per vedere se il posto può andare bene. Hai preso i rami? Eccoli. Sì, è perfetto.
Don Diego ci passa sopra, precipita e fa un bel volo fino in fondo al canyon. Filiamo, stanno arrivando. Siete sicuro che il posto sia questo? Io non vedo nessuna sorgente. Date un'occhiata di là, mio caro Diego. Io controllo da questa parte. Il piano ha funzionato. Oh, povero ragazzo, che brutta fine ha fatto. È triste. Andate a prendere il suo cavallo, idioti. Quanto a me, l'unica cosa che devo fare è correre a dare la terribile notizia alla sua famiglia. La mia testa. A quanto pare oggi non è giornata. Che aspettate? Avanti! Strappatemi il vestito! No, non ci permetteremmo mai, capo. È un abito così bello. È un ordine, razza di mentecatti! No. Non mi perdonerei mai se facessi una cosa simile. La mia testa. È stato terribile. Padre, che cosa è successo? Ero con... Don Diego! Siamo stati travolti da una frana! Diego! Dov'è? Perché non è con voi? Non ne ho idea. L'ho cercato dappertutto, ma ho tanta paura che sia accaduto il peggio. Non può essere svanito nel nulla. Vado subito a cercarlo con Bernardo. E io verrò con voi. Lo troveremo senz'altro, ve lo prometto. Maria, prepara acqua e cibo per il viaggio. Io vado a prendere la mappa del canyon. Che cosa è successo? Non avrete fatto del male a Diego? Per l'amor del cielo, no! Mi consideri forse una specie di mostro o cosa? No, io... Ma certo che non gli avete fatto niente. Anzi, ora noi due andremo insieme a cercarlo. E lo ritroveremo. Oh, la mia povera testa! Ha saputo la notizia. Voglio prendere parte anch'io alle ricerche. Lo apprezziamo, Carmen. Seguitemi. È lassù. Ci vorrà tutta la notte per uscire da qui. Bernardo non abbia trovato niente. È tardi, torniamo a casa. Riprenderemo le ricerche domani. Qui abbiamo già controllato. Quindi oggi dobbiamo perlustrare quest'altra zona. Finalmente! Diamo un'occhiata qui! Avete trovato qualcosa? No, assolutamente niente! Oh,
Torniamo indietro, Ines. Si sta facendo tardi. Antonio, sembra che il cavallo di Bernardo abbia qualche problema. Ci raggiungerà più tardi. Ah? Chi c'è lassù? Ehi, Bernardo! Ehi! Non riesce a sentirmi da qui. Devo cercare di arrivare lassù da solo. Ci sono quasi. Bernardo, meno male. Per un attimo ho creduto che fossi diventato sordo davvero. Mi avete preso in giro. Voi avete veramente teso una trappola a Don Diego e mi avete mentito. Volete solo impadronirvi del ranch dei De La Vega. Non vi importa niente dei miei sentimenti per Ines. In tal caso, preferisco rompere la mia promessa di matrimonio. Non parlarmi in questo modo! O ti spedisco all'istante nel cuore della giungla messicana, molto lontano dalla tua cara Ines! Non osereste davvero? Quel che fatto è fatto. Io sono tuo padre. E se finirò in prigione, questa bella vita sarà solo un ricordo. Non preoccupatevi, non intendo denunciarvi. Ma voi non osate alzare un solo dito contro la famiglia De La Vega. Sono stato chiaro, padre? Avrei dovuto immaginare che te la saresti cavata in qualche modo. Oh, Ines. Ho temuto veramente di non uscire mai più da quell'orribile canyon. Sì, sì. Anche tu mi sei mancato, amico mio. Ho avuto tempo per riflettere mentre ero bloccato laggiù. Sono convinto che Malapensa volesse liberarsi di me, in modo che tu sola ereditassi il ranch della Vega. No, andiamo, non è possibile. Antonio mi ama, ne sono sicura. Suo padre non può volerci nuocere così. Può darsi che Antonio non sapesse niente del piano. Questa volta Malapensa finirà in prigione per ciò che ha fatto. Le tracce sono sparite. Non possiamo provare nulla. Aspetta, se Malapensa ha preso di mira te, è possibile che voglia eliminare anche nostro padre. È per questo che non sono tornato subito all'hacienda. Devo fare ancora una cosa prima di riapparire. Alejandro, caro amico mio, ti prego non esitare a chiamarmi per qualunque cosa, d'accordo? Ti ringrazio. Sergente! Mi dispiace, quel cibo non è per voi. Cosa? Sono così addolorato. Sapete, ho addirittura perso l'appetito. Io non riesco a credere che non rivedrò mai più Diego. Non disperarti, Carmen. Diego è... Senti, io sono certa che lo ritroveremo in qualche modo. Vai, Tornado! Ciao! Se fossi in voi, risponderei con le spade. Ah, sì, è una buona idea. Zorro! Zorro! Cercate qualcosa in particolare? Piccola domanda da porre a tutti e due. A parte Don Diego De La Vega, chi altri aveva progettato di eliminare Malapensa? Nessuno, capo. Cioè, signor Zorro. Ora voglio la verità.
Neppure Don Alejandro? Cosa? No, 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 no! Puntava solo a Don Diego! Bene, signori, allora è tutto chiaro. Vi lascio al vostro pollaio. Adios! Dunque, vediamo. Qui abbiamo due poltrone del Rinascimento andaluso, un tavolo dello stesso periodo, due dipinti di grandi maestri. Ah, eccovi qui, capitano. Che cosa ci fate all'hacienda? Sto facendo l'inventario completo dei beni di famiglia per l'ufficio delle tasse. Risulta evidente che con l'uscita di scena di Don Diego, la cara signorita Inés è destinata a diventare un'ereditiera favolosamente ricca. Don Alejandro è pronto a ricevervi, signores. Caro amico, condivido il vostro profondo dolore. A questo proposito, pensavo che se le nostre famiglie si unissero con il sacro vincolo del matrimonio, il calore familiare vi aiuterebbe a superare il colpo. Sposando lui? Io sono l'uomo giusto per la signorita Inés, non questo sciocco! Vi prego, permettetemi di chiedere ufficialmente la mano di vostra figlia, Don Alejandro, ora che Don Diego non è più con noi. Io proteggerò la vostra famiglia! Questo è fuori questione! La nostra cara Inés è fidanzata con mio figlio, Antonio! Ah, ecco qua il mio caro ragazzo! Non è forse più ricco, più aitante e, francamente, più giovane e bello del capitano monasterio? Ne ho abbastanza! Non siamo al mercato del bestiame, sapete? Sono solo io che deciderò chi devo sposare! Fuori! Andatevene, via! Ciao, ciao! Un matrimonio? Sono invitato anch'io? Foro? O forse questa signorita non intende ancora sposarsi? Don Alejandro, permettetemi di esprimervi tutta la mia vicinanza in questo difficile momento. Zorro! Come hai osato presentarti qui? Hogar! D'accordo. Vorrà dire che vi sconfiggerò di nuovo. Di nuovo? Scusate per la tavola, signorita. Marito! Niente combattimenti in questa casa! Ehi, che cosa sta succedendo qui? Ehi, oh, sergente, buona giornata! Eccomi qua, capitano. En garde! Ah, chi si rivede? No! Ridatemi la torta di ciliegia! Tornate qui, sergente! Che cosa abbiamo qui? Due poltrone del Rinascimento andaluso. Un tavolo dello stesso periodo. Non è la vostra scrittura, capitano? Oh, il mio taccuino! Oppure il taccuino potrebbe essere vostro, Don Rodrigo. Non posso permettervi di insultare mio padre, Zorro! Due dipinti di grandi maestri, vari libri da collezione. Inés, non sono interessato a quella lista. Io desidero solo sposarvi. Beh, invece io non lo desidero più e sapete esattamente perché Antonio Malapensa. E cosa vi ha fatto supporre che volessi sposare voi, capitano? No, lui no. Ah? Neppure una piccola zeta sul fondo schiena. Oh,
Io detesto quando due persone innamorate litigano, mi si spezza il cuore. Oh! Oh, scusate, sergente. Quasi mi scordavo di voi. Ehi! No! Adios, signores e signoritas. E voi ricordate, non siete i benvenuti in questa azienda. Finalmente! Don Diego è vivo! Io sono riuscito a ritrovarlo! L'ho trovato lungo il sentiero! Oh, Diego! Sei ferito! Non temere, è solo una piccola slogatura. Non è niente di grave, cara. Diego, sei sano e salvo! Ero così disperato! Don Diego, siete vivo! Che bella notizia! È una cosa da non credersi, ma sono caduto da cavallo proprio in mezzo al canyon. È stato un incidente così stupido ed è tutta colpa mia. Mio caro Diego, sono davvero felice che siate tornato a casa sano e salvo. Andiamo, Antonio. Lasciamo un po' di intimità alla famiglia della Vega. Si avvinghierà come verde rampicante il desiderio del mio cuor attorno alla cara rovina e svanirà la tua bellezza raggiante. No! Ma come ti permetti? Ti prenderò prima o poi! Scherzato!